La pratica del mini badminton è pensata per atleti e atlete a partire dai 6 anni di età. È un'attività che prosegue il naturale sviluppo motorio dei giovani atleti. Può essere preceduto da varie fasi. Da 0 a 1 anno, i bambini dovrebbero avere la possibilità di essere fisicamente attivi durante la giornata. Da 1 a 4 anni, dovrebbero avere la possibilità di svolgere attività fisica per almeno 180 minuti al giorno. Da 4 a 6 anni, dovrebbero dedicare circa 60 minuti ogni giorno ad attività fisiche e di movimento dal moderato al vigoroso. In questi primi anni di età, i bambini acquisiscono numerose abilità motorie che, dai 6 anni in poi, gli permetteranno di avvicinarsi ad una disciplina sportiva, come il mini badminton. In questa fase iniziale può essere efficace sperimentare e provare diverse discipline sportive, fino ad individuare la più adatta e soddisfacente per il figlio. Proprio a partire dai 6 anni di età, i giovani atleti italiani possono ora avvicinarsi alla pratica del mini badminton, che ripensa le modalità tipiche del badminton, adattandole alle caratteristiche ed esigenze degli atleti nella fascia d'età dai 6 ai 13 anni. In questo particolare momento dello sviluppo psicobiologico dei giovani, l'obiettivo principale sarà quello di incentivare il divertimento e il senso di competenza e autoefficacia che porteranno ad un naturale aumento della motivazione verso la pratica sportiva. L'allenamento si concentrerà quindi sull'acquisizione di una gran varietà di abilità motorie di base, abilità cognitive e competenze trasversali, come ad esempio l'autoregolazione, che faciliteranno il successivo apprendimento della maggior parte delle abilità sport specifiche e diventeranno importanti strumenti nella cassetta degli attrezzi dei giovani atleti. L'allenamento del mini badminton è pensato per fare riferimento a fasce di sviluppo a cui sono collegate specifiche proposte pratiche e progressioni di allenamento. L'allenatore di mini badminton resterà quindi sempre focalizzato sulla maturazione e il livello di abilità di ogni singolo giocatore, per pensare ad attività specifiche capaci di aiutare lo sviluppo di ogni singolo atleta. Ciò significa che un giocatore under 9 con buone capacità coordinative, fisiche e tecnico-tattiche non dovrebbe limitarsi ad allenarsi esclusivamente con gli elementi del mini badminton, ma potrà sperimentare attività pensate per la fascia under 11-13. Allo stesso modo, un giocatore under 15 con ridotte abilità tecnico-tattiche potrebbe beneficiare dell'allenamento per la fascia d'età cronologicamente inferiore. In entrambi i casi, l'ottica è sempre quella di favorire lo sviluppo a lungo termine del giocatore. Il mini badminton e il badminton sono infatti adatti a ragazzi e ragazze di tutte le età e livelli. Si tratta di uno sport sano, divertente e a basso impatto. Praticare badminton nella fascia d'età dai 6 ai 13 anni contribuisce a sviluppare importanti abilità motorie, coordinazione oculo-manuale, presa e lancio, stabilità ed equilibrio, velocità e agilità, l'abilità di cambiare velocemente direzione, salto e atterraggio, capacità decisionale e tattica. I primi corsi di avviamento al mini badminton, secondo un'ottica progressiva calibrata sullo sviluppo dei giovani atleti, permettono di acquisire le abilità di base di questo sport e sviluppare specifiche abilità motorie e tattiche. Il mini badminton è quindi uno sport ideale per l'avviamento all'attività sportiva. Tra le numerose ragioni, è praticabile sia dai ragazzi che dalle ragazze a partire dai 6 anni di età. È uno sport sicuro e a basso impatto. Sviluppa abilità sportive fondamentali. Gli atleti di qualsiasi livello possono raggiungere buoni risultati e sviluppare abilità utili per giocare a badminton e mantenere uno stile di vita sano per tutta la vita. A livello sociale, ragazzi e ragazze, uomini e donne, possono giocare e allenarsi insieme. Il badminton è uno sport accessibile alle persone diversamente abili. Esistono regolamenti ed esercizi specifici in base al livello di disabilità. Questo assicura anche l'attuazione di competizioni sicure e imparziali. È sempre opportuno sottolineare come la pratica sportiva in generale contribuisca allo sviluppo dei giovani atleti per numerosi aspetti che interessano la loro intera vita. Tra questi, la pratica del mini badminton può offrire numerose opportunità per garantire un corretto sviluppo motorio, sociale e psicologico dei giovani atleti.
È giusto che genitori e tecnici siano consapevoli dei numerosi benefici offerti dalla pratica sportiva giovanile per comprendere appieno il valore e l'importanza che può ricoprire per i figli atleti, fin dalle prime attività di avviamento. La pratica del mini badminton può essere utile per prevenire l'obesità e problemi legati all'alimentazione, ristabilire e migliorare il profilo lipidico, un corretto sviluppo osseo, una corretta postura, sviluppare agilità e flessibilità, migliorare l'efficienza dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, sviluppare la coordinazione motoria, potenziare i riflessi, aumentare velocità e resistenza, sviluppare aspetti motori e tattici specifici della disciplina, eccetera. A livello di sviluppo dei giovani atleti da un punto di vista sociale, la pratica del mini badminton può essere utile per apprendere le regole e prassi della convivenza civile, la cooperazione e riduzione dell'individualismo, il rispetto di sé e degli altri, le dinamiche e lo spirito di gruppo e di squadra, il rispetto delle regole sociali e di comunicazione, senso di appartenenza e identificazione sociale al team e al mondo sportivo, assunzione di responsabilità, il rispetto e l'inclusione verso tutti gli atleti e le diverse persone presenti, i diversi ruoli presenti e le loro caratteristiche, eccetera. La pratica del mini badminton può poi essere d'aiuto a livello psicologico per sviluppare capacità di adattamento, gestione dell'ansia e dello stress, aumento dell'autostima e sicurezza di sé, capacità di tollerare gli insuccessi, capacità di esprimere, dominare e controllare l'aggressività, sviluppo di convinzioni sulle proprie capacità, capacità empatica, capacità di autocontrollo e autoregolamentazione del comportamento, capacità di autocoscienza, conoscere se stessi, i propri bisogni e desideri, punti di forza e debolezza, capacità di riconoscere e gestire le proprie altrui emozioni, capacità di analizzare le situazioni, capacità di prendere decisioni, capacità di affrontare in modo flessibile le situazioni, capacità di saper affrontare in modo costruttivo i diversi problemi, capacità di definizione e perseguimento di obiettivi. Oggi conosciamo bene gli effetti benefici dell'attività fisica sullo sviluppo sia fisico sia psicologico dei giovani. Per massimizzare gli effetti positivi dell'attività sportiva e aumentare le possibilità di avere delle persone fisicamente attive nel tempo, è però fondamentale anche il modo in cui viene proposta l'attività, in particolare nelle prime fasi della crescita. Le proposte infatti devono essere adeguate al livello di maturazione delle bambine e dei bambini e devono essere in grado di motivarli, anche e soprattutto attraverso il gioco, pur sempre ben organizzato. Vola con noi 2.0 ha proprio lo scopo di aiutare le realtà sportive che si occupano di badminton giovanile ad impostare l'attività in modo da favorire la partecipazione e la motivazione verso lo sport, in particolare verso lo sport del badminton. L'insegnamento del mini badminton qui proposto e l'approccio orientato allo sviluppo a lungo termine si fondano sulle più recenti e importanti evidenze scientifiche sulla partecipazione sportiva in età giovanile.